Cari lettori di Extreme Hardware, questo è il video di presentazione del cabinet Bitfenix Ronin, una soluzione mid-tower, quindi caratterizzata da dimensioni complessive non eccessivamente marcate, che però permette un'installazione agevole di molte componenti che presenta alcune caratteristiche interessanti che osserveremo successivamente. Il cabinet quindi è di dimensioni ridotte, quindi 205 mm di spessore, 483 mm in altezza e 505 di lunghezza. Permette la compatibilità per quanto riguarda lo standard Mini ATX, Micro ATX, ATX classico e, sebbene non menzionato, anche EATX, quindi Extend ATX. Può montare fino a 6 ventole da 120 mm, 2 da 120 mm superiori o 2 da 140, 2 da 120 mm frontali, una da 120 mm nella parte inferiore e una da 120 mm nella parte posteriore, massimo 120 oppure una da 92 mm in quanto c'è la predisposizione. Cosa possiamo dire? In questo caso appunto c'è un pannello finestrato e quindi insomma è possibile osservare direttamente dall'interno i componenti. È interessante perché possiamo montare dei LED laterali e Bitfenix ne monta diversi e quindi insomma è a livello visivo ed estetico potrebbe essere veramente molto carino. E frontalmente nella parte superiore presenta due fasce in mesh di colorazione nera e una finitura in plastica, una plastica che è particolare perché sebbene permetta un parziale assorbimento del sudore, porta ad un assorbimento successivo molto veloce, quindi in sostanza non rimangono impronte digitali e questa è veramente un'ottima cosa. Aperture ventilate nella parte frontale per la ventilazione. Quante ventole sono fornite? Una da 120 mm anteriore ed una da 120 mm posteriore. Altre cose, per la parte frontale, quindi permette l'installazione di tre periferiche da 5,25 pollici e poco altro. Non ci sono problemi per fare controller o cose del genere, perché comunque non è presente nessuna paratia frontale. Per quanto riguarda le connessioni, nella parte superiore, lo osservate nelle fotografie dirette della recensione, sono presenti due ingressi USB 3, due ingressi USB 2. E poi connettore di accensione e di reset. Per quanto riguarda la parte posteriore, invece, troviamo una configurazione classica, ventola superiore, configurazione classica ATX, alimentatore nella parte inferiore, però sono presenti due fori per l'installazione di sistemi a liquido nella parte laterale, però generalmente vengono riposti nella parte superiore e quello sarebbe stato insomma un elemento migliore. Parte paratia destra non c'è assolutamente niente, sono smontabili la parte frontale e la parte superiore tramite dei sistemi push pin, quindi davvero elementare come design. Adesso analizziamo la parte interiore, precisamente la paratia sinistra. Scorrimento delle paratie, presenta una manopola, si tira e viene via. Per quanto riguarda la difficoltà, siamo su livelli medi, insomma, poteva esserci, diciamo, un comportamento migliore, ma poca roba, non è un problema. Configurazione interna, cosa troviamo qui? Un bay per gli hard disk rimovibile, altri hard disk, quindi fino a 6 hard disk, di cui uno esterno. Per il montaggio degli SSD, cioè viene fornito praticamente questo sistema che, come vedete, riporta un setto centrale. Per quale motivo? Per questo motivo. L'inserimento degli hard disk è davvero immediato e questa è veramente una soluzione eccellente per quanto riguarda l'inserimento di hard disk. Qui infatti si notano le tre rail di inserimento che, una volta inserito hard disk, vengono fatte combaciare con i quattro perni laterali. Una volta installato, si infila all'interno della paratia. È veramente
elementare, ma funzionalissimo rispetto a tanti altri modelli della concorrenza. Cosa troviamo qui? Il sistema di aggancio delle periferiche da 5,25 pollici, molto facile. E per quanto riguarda la configurazione interna, quasi elementare, nel senso che ventola 120 mm posteriore, un buono spazio per dissipatori nella parte superiore o per radiatori. E come vedete, questo è un dissipatore, è un Cogage True Spirit, dovrebbe essere alto, non ricordo con esattezza l'altezza, ma comunque troverete tutti i dettagli nella recensione. Come vedete, arriva quasi a filo nel pannello finestrato, quindi la compatibilità è limitata a dissipatori aventi questa altezza. Altre cose, sì, possiamo vedere qui che c'è questa struttura metallica con due fori e uno laterale. A cosa serve? Lo vediamo subito. Bitfinex, per quanto riguarda la progettazione di questo cabinet, ha pensato di inserire questo pannello. A cosa serve questo pannello? Innanzitutto deve essere inserito qui, la parte posteriore. Una volta inserito, si spingono i tre sistemi push pin all'interno ed ecco qui. In sostanza vengono mascherati tutti i cavi ed anche i cavi dell'alimentatore. Teoricamente, a livello tecnico, non rappresenta, diciamo, una soluzione potenzialmente interessante per quanto riguarda le migliorie dell'aerazione interna. Potremmo pensare che possa esserci una migliore ventilazione verso le schede grafiche e altro. All'atto pratico potrebbe anche essere così, ma veramente in termini non c'è una differenza molto marcata per quanto riguarda la differenza a livello termico con cabinet della medesima fascia. Comunque sia, è una soluzione interessante perché appunto permette il mascheramento dei cavi e di tutte quelle connessioni che possono risultare sgradevoli sotto il punto di vista estetico. Comunque sia, insomma, è un argomento davvero irrisorio per quanto riguarda la sua funzionalità, che appunto è nulla. Per quanto riguarda la paratia destra, quindi qui c'è il cablaggio posteriore. Cosa possiamo dire del cablaggio posteriore? È così, si osserva perfettamente. Scorrimento. Ecco, da notare una cosa, il fatto che a sistema installato è necessario riporre il cabinet orizzontalmente perché si ha una leggera difficoltà ad inserire la paratia laterale destra. Questo per via delle ridotte dimensioni complessive del modello, non è, diciamo, una pecca strutturale, ma comunque sia, cabinet di ridotte dimensioni purtroppo hanno qualche problemino del genere. Per quanto riguarda la paratia posteriore, qui troviamo un attimo solo, scusate, ecco, troviamo una spaziatura posteriore di circa 1,9 centimetri nella parte inferiore, sì, circa 1,8 centimetri, che è un buon quantitativo che permette, ad esempio, come vedete, il passaggio di cavi anche abbastanza spessi, e soprattutto nella parte centrale. Questa, diciamo, è la porzione dove generalmente ci sono più problemi. Io adesso stacco qui il connettore d'alimentazione dell'hard disk perché vi mostrerò la rimozione del pannello della gabbia degli hard disk, che permette l'installazione di schede video molto più lunghe del normale. Comunque sia, quindi insomma sono presenti numerose aperture passacavo, ma soprattutto i fermi passacavo, e nel bundle una nota positiva è che ne vengono forniti molti. L'apertura al backplate della CPU è standard, è presente, ovviamente questa è una buona notizia, ma comunque manca una compatibilità con sistemi Sandy Bridge, e che comunque presentano il loro kit di
montaggio già preinstallato, e questa è un'ottima cosa. Non sono presenti guaine antitaglio, ma non c'è nessun bisogno perché c'è una finitura laterale che permette comunque un'ottima lavorazione di fondo. Per quanto non c'è nient'altro da dire, se non che non sono presenti i fan controller nella parte posteriore, quindi il cablaggio, il cable routing è buono. E per quanto riguarda quindi ecco, la rimozione di questo pannello, fate attenzione perché potrebbe esserci qualche problema se adoperate troppa forza. Comunque sia, è importante andare a premere attorno ai pioli, al sistema push pin interno, con un po' di forza e tirarlo fuori. Ecco qui. Bene. Quindi in sostanza è un sistema che maschera i cavi all'interno. Come rimuovere la gabbia per gli hard disk? 1, 2, tiri. Ecco fatto. Gabbia discretamente solida. 3 hard disk. Non c'è nessun sistema di installazione autoswap all'interno. Ed è un peccato perché potrebbe essere progettato un sistema del genere. Comunque vediamo che la ventola a 120 mm frontale è in direzione della scheda grafica, quindi viene creato un dotto diretto di aerazione. Adesso lo osserviamo nel dettaglio, eccolo qui, un dotto diretto di aerazione che appunto permette una ventilazione forzata in questa zona. Mettendo la paratia si viene a mascherare questa porzione, ma comunque insomma è irrilevante sotto quel punto di vista. Il cabinet quindi a livello di caratteristiche tecniche è valido, nel senso che permette un montaggio, come vedete la finitura in mesh laterale, qui la verniciatura davvero ottima, permette il montaggio di un sistema potente. E di un sistema che quindi, un attimo solo, ecco, il montaggio di un sistema potente che comunque sia non vada oltre le specifiche ATX o EATX. Questo è quanto. Nella recensione scritta troverete molti dettagli tecnici, ma soprattutto una grande galleria fotografica, quindi vi invitiamo a commentare anche questo video e successivamente la recensione nel forum. Buona giornata a tutti, grazie.